Buon pomeriggio e rieccoci ai nostri appuntamenti, consueti appuntamenti, con un ulteriore approfondimento sull'acqua. Con questo e con tutti anche i futuri incontri vogliamo andare a fondo, ma a fondo dentro di noi, per capire le valenze, per capire la terminologia anche, per capire veramente queste incredibili possibilità che abbiamo attraverso degli strumenti veramente innovativi ed eccezionali. Bene, oggi parleremo un poco dell'acqua, anzi parleremo sempre dell'acqua, ma non tanto dello strumento o di altre cose, ma di che cos'è, di che cosa rappresenta e di come possiamo valutare veramente uno strumento piuttosto che un altro, la validità di uno strumento piuttosto che di un altro. Bene, cominciamo con questo brevissimo filmato e poi andiamo avanti. Ecco, sentite nel sottofondo anche un rumore. Questo è il rumore del toroide energetico generato dal Gold Disc che abbiamo inserito all'interno del Life Energy Water. Bene, nelle precedenti conferenze abbiamo parlato, parlando dell'acqua, di un elemento che è il potere antiossidante dell'acqua. Il potere antiossidante dell'acqua viene chiamato ORP, è un acronimo in inglese che indica proprio questo. Il potere antiossidante, il valore antiossidante è tanto più benefico, tanto più importante, quanto più alto è il suo valore negativo. Negativo per indicare gli elettroni che ci sono nell'acqua. Ecco. Quindi più alto il valore negativo dell'ORP è più efficace il potere antiossidante del cibo o dell'acqua che prendiamo. Guardiamo alcuni cibi e il loro potere antiossidante. Abbiamo visto, partendo per esempio dal prosciutto cotto, guardate che valore, è più 4,87, quindi un valore ossidante molto alto, piuttosto che antiossidante. Quindi tutti questi valori col segno più sono valori, diciamo, negativi per quanto riguarda il potere antiossidante. Mentre i valori col segno meno, come vedete, quindi qui abbiamo qui il prosciutto, bevande gasate, hamburger, gelato, eccetera, tutti con segno positivo. E se ci soffermiamo su due aspetti, per esempio quello dei succhi di frutta industriali, con un valore di più 350, quindi no, non buono, e li confrontiamo con un succo di carota che è meno 75, ci rendiamo conto della differenza. Succhi di frutta non vuol dire niente dire un succo di frutta, dipende dal tipo di succo, quello industriale o quello naturale, succo di carota. Se poi andiamo all'acqua, andiamo a vedere per esempio che le bevande gassate hanno un valore altissimo anche qui di ossidazione, addirittura 480. Se andiamo a vedere un'acqua alcalinizzata, acqua di rubinetto per esempio, già è un valore molto 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 migliore. Se poi andiamo a vedere un'acqua alcalina ionizzata a un pH 10, che può arrivare fino a meno 620, quindi un valore antiossidante straordinario, che questo rimette in salute immediatamente il nostro corpo e ci tutela da un'infinità di problematiche patologiche, da malattie. Se osserviamo adesso il valore, per esempio, di una bevanda, di un succo, che è il succo dell'erba di grano, il succo di erba di grano, che ha un valore, abbiamo visto, importante come un valore antiossidante,
Questo è uno dei cibi, per esempio, straordinariamente benefici. E come questo, molti altri cibi possono fornire al nostro corpo dei nutrienti per la costruzione, la rivitalizzazione delle cellule, ma sono ben pochi, non è vero, sono ben pochi tra quelli che normalmente usiamo, ma ce ne sono tantissimi che potremmo usare, che sono accompagnati da un apporto di energia, elettroni, energia, ORP, necessaria per la loro trasformazione. Cioè, quando assumiamo un cibo, perché venga assorbito e soprattutto venga totalmente assorbito la qualità di quel cibo, è necessario che venga trasformato. E questo dipende anche dal tipo di energia contenuta in quel cibo. Molto spesso, ecco, spendiamo più energia nella trasformazione del cibo che assumiamo piuttosto che l'energia che ci resta, che assumiamo, che resta per noi. Quindi l'alimento è un apportatore di energia, ma serve anche per eliminare, per esempio, le parti inutili, i rifiuti organici. E se noi consumiamo di più di quello che l'alimento mi offre, andiamo sempre in carenza, siamo sempre in carenza, siamo pasciutti, ma siamo carenti di energia. Ecco, guardatevi il processo di assimilazione, le fasi della nutrizione, c'è l'assunzione, c'è la digestione delle sostanze, quindi la trasformazione, c'è l'assorbimento, quindi dell'apparato digerente, del sangue, c'è la distribuzione nelle sostanze nel corpo, il corpo stesso richiama queste sostanze laddove ne ha più bisogno, c'è l'assimilazione e alla fine c'è la eliminazione delle sostanze di scarto. Quindi il processo, noi non lo vediamo, mangiamo e siamo a posto, ma il processo è un'elaborazione veramente straordinaria che il nostro corpo realizza. Bene, se osserviamo adesso il significato e il valore dell'ORP negativo. Abbiamo visto prima che il succo di carota è un ORP di meno 75 millivolt. Il succo di erba di grano è doppiamente efficace, meno 150. Il succo di germogli, di semi e cereali, è meno 200. E l'acqua, l'acqua è carina, quindi con un valore pH di 10, 10 e 5, ha un ORP, può avere un ORP, non tutte le acque ce l'hanno, può avere un ORP di meno 620. Lo vedete indicato qui nel monitor del nostro ionizzatore con un valore 5, quindi un pH 10 e 5 e con un ORP di meno 600 millivolt e con 700 parti per milione di idrogeno disciolto. Cioè abbiamo il massimo del massimo che si può avere da un'acqua per purificare e trasmettere energia al nostro corpo. Bene. Osserviamo il discorso dei germogli. Germogli, la forza. Voi sapete che nel germoglio il valore nutrizionale e di energetico è da 10 a 50 volte superiore alla pianta adulta dello stesso germoglio. È lì, è in quel momento lì che si sviluppa la potenzialità massima del germoglio. Vedete, per esempio, andando alla vitamina C, che è una delle vitamine fondamentali, che nel frumento da zero praticamente non ha quasi o perlomeno non si evince un valore di vitamina C nel germoglio è 1, da 4,3 a 5 per la vitamina B3, da 0,12 a 2,5 per la vitamina B2 e via discorrendo. Quindi anche le proteine o i minerali, calcio, fosforo, magnesio,
aumentano notevolmente la potenzialità energetica che dà il germoglio. Quindi con un semplice anche germogliatore che costa una stupidata e dei semi, generare germogli, mangiarli in insalata o addirittura estrarli è un'attività sommamente benefica. Ricordiamo anche che il germoglio, guardate, un germoglio sviluppa una potenza, una pressione capace di rompere l'asfalto. Quindi il germoglio ha dentro una potenzialità, no? Pensate a un seme di quercia e immaginate una quercia adulta. Bene, la potenza, l'energia che ha quella quercia adulta è racchiusa in questo piccolo seme che mettiamo in terra. Anche qui però c'entra sempre l'acqua, ricordatevi, l'acqua è la fonte di vita, tutto ciò che vive, che è vitale, attinge dall'acqua. Analogo potente effetto è generato da un'acqua alcalina, con un valore pH alto, con dei piccoli cluster, quindi che può penetrare facilmente in tutto l'organismo, inondata da una frequenza vitale, generata dal magma 13 contenuto nel Gold Disc. Abbiamo già detto in altre volte che il magma 13 non è altro che un insieme di cristalli di terra mare che di loro emettono questa enorme frequenza, questo toroide frequenziale veramente potente e benefico, vitale, cioè la frequenza è quella della vita. Costituito da un mix di cristalli terrestri. Nel Gold Disc è contenuto questo magma 13 straordinario. E lo vediamo poi nelle foto che abbiamo visto decine di volte. Cioè, che cosa fa l'energia di questo magma 13? Che cosa fa questo toroide vibrazionale? Soprattutto rende armoniosa l'energia. Allora, l'energia non possiamo né crearla né distruggerla, l'energia è quella che è. Un'energia negativa, un'energia stanca, un'energia morta, se sottoposta a una forte frequenza vibrazionale viva, viene rimodulata, cioè questa energia si trasforma in questa energia. Non sono cose diverse, è la stessa energia che però viene rimodulata. E quindi il nostro corpo assorbe questo tipo di energia. Le cellule si duplicano, si rinnovano con questo tipo di energia. Pian pianino tutto il nostro sistema cellulare viene invaso da questa coerenza, da questa bellezza, da questa energia, da questa forma. Ecco, questo è quello che succede con le vibrazioni benefiche del Gold Disc. Guardate l'immagine di questa bambina che raccoglie l'acqua, l'elemento primordiale. Pochi di noi hanno la fortuna o la possibilità di approvvigionarsi così, di bere un'acqua così, che sgorga, che sorge da una sorgente di alta montagna. Pochi. Quindi dobbiamo cercare delle soluzioni. Molti italiani sono grandissimi consumatori di acqua imbottigliata, siamo i primi al mondo come consumo di acqua imbottigliata. Molti usano l'acqua di rubinetto con un po' di schifo, oppure perché cloro, perché altre sostanze che la purificano sono. Ma in entrambi i casi la qualità di quest'acqua, soprattutto per quanto concerne il pH, quindi il valore alcalino e il potere antiossidante, l'ORP, nonché l'energia vitale, elettroni e ossigeno, è molto lontana dai valori ottimali per la nostra salute.
questo è quello che dobbiamo osservare. Questo è uno schema semplicissimo di cosa succede con un ORP positivo, quindi non antiossidante, ossidante, e invece con un ORP negativo. Molti prendono dei depuratori, per esempio, a osmosi inversa. Guardate, un'acqua a osmosi inversa ha un ORP di più 400, è ossidante al massimo. Cioè, non ci rendiamo conto con tutti quei venditori da strapazzo che ci sono in giro, che pubblici, cioè, chimicamente è perfetta, è come l'acqua piovana, ma non ha energia, è un'acqua morta, ma è un'acqua morta con un valore ossidante molto alto, più 400. Per contro, se andiamo su un'acqua, anche qui per esempio, un'acqua alcalinizzata e soprattutto energizzata, arriviamo a valori altissimi di potere antiossidante. Quindi quello che conta di un'acqua non è solo la purezza chimica, certo deve essere pura chimicamente, ma non è quello, deve essere un'acqua viva, un'acqua viva, un'acqua energetica, un'acqua che ci ridona forza, energia, vitalità. E per questo deve avere una serie di caratteristiche, cioè il valore alcalino, il potere antiossidante e l'energia vitale. Questo è fondamentale. Bene, cosa succede con l'acqua che beviamo? L'acqua che beviamo, la distanza dalla sorgente implica un percorso. Intubazioni, in condotte. Attraverso le quali vengono assorbite dall'acqua informazioni e vibrazioni dei luoghi del percorso, più o meno sani, dalla vicinanza di condutture elettriche e condutture di scarico. Pensate che frequenze possono dare, dalle frequenze negative del traffico, dalle luci al neon nei grandi centri urbani, dai cementi armati che fanno da gabbia, che fanno da antenna per le vibrazioni energetiche negative, dai lunghi depositi nel piazzale al sole, delle bottiglie, nelle tubazioni di distribuzione, nei magazzini di deposito esterni o interni. È chiaro che l'acqua, che sappiamo che è un elemento che assorbe immediatamente le energie che la togliano, arriverà in tavola da noi con un valore vibrazionale, con una energia che sarà tutt'altro che vitale. Queste informazioni vanno a deprimere la già poca energia di partenza e a destrutturarne la forma e la coerenza. Eccolo qui. Questa è l'energia. Vedete, non vedete forma, non vedete coerenza, non vedete bellezza. Questo è un discorso, è un valore importante da tenere presente. Il nostro Life Energy, intanto devo dirvi, questi due filtri, abbiamo avuto un cliente che ci ha veramente fatto sudare per dargli la sicurezza che i valori FAS che ha l'acqua anche dopo l'acquedotto nella sua zona possono essere ridotti quasi a zero da questi due filtri a carboni attivi. Allora, i carboni attivi sono è il mezzo più efficace usato da tutti, compresi anche le centrali comunali di distribuzione dell'acqua, più attivi per eliminare qualsiasi tipo di inquinante nell'acqua, compresi le sostanze inquinanti contenute nel PFAS. La ionizzazione, quindi portare il valore alcalino dell'acqua a un valore tale che possa riequilibrare il valore acido che normalmente abbiamo noi nel corpo,
perché è nell'ambiente acido che vivono e prosperano tutti i microrganismi patogeni, dove invece in un ambiente alcalino, soprattutto a questi livelli, non possono sopravvivere. E poi il potenziale antiossidante, famosi radicali liberi che vengono immediatamente assorbiti e eliminati da un valore molto alto dell'ORP in millivolt. Quindi tanto più grande risulterà il valore elettronegativo dell'ORP, tanto più attrezzato sarà il nostro organismo per contrastare i radicali liberi che verranno eliminati sul nascere. Ma cos'è che succede quando ci sentiamo stanchi? Quando ci sentiamo stanchi con una bassa attività, vitalità corporea, quando siamo in assenza di energia vitale, in assenza del movimento, ricordatevi, il movimento è sommamente, non occorre fare stress sportivi, ma avere un movimento, come dire, costante durante le giornate. Quando siamo disidratati, quindi beviamo poco, abbiamo poca acqua, quando il sangue, quindi, in conseguenza anche di queste cose, diventa più denso del normale e ostruisce i capillari, e allora la nostra energia crolla, decade, e con questo crollo viene ridotto il rifornimento di nutrienti al nostro corpo e viene ridotta l'asportazione dei rifiuti, e di conseguenza viene accelerato l'invecchiamento fino alla morte dell'organismo. Noi siamo acqua al 70-80% e al 90% e oltre nel sangue e nel nostro cervello. Guardate, la mente, il fatto nervoso, tutto ciò che il comando centrale, la centrale di tutto il nostro organismo, 85%, 90% nel sangue, 75% nei muscoli. Quindi l'acqua inonda la nostra vita, la nostra vitalità. Quindi è importante che sia in una quantità adeguata e soprattutto con una qualità adeguata. Non deve essere un'acqua di stagno, un'acqua morta, un'acqua ferma, ma un'acqua viva, che si rigenera continuamente, si rigenera per portare nutrienti, per asportare rifiuti, per trasformare in energia vitale tutto ciò che assumiamo, attenzione, non solo cibo, ma anche aria e acqua, attraverso i polmoni, attraverso la pelle. Vedremo adesso gli organi e motori delegati al drenaggio delle tossine esogene ed endogene, quelle interne ed esterne, i reni, l'intestino, i polmoni, il fegato, la cute, la pelle, cioè tutti questi organismi lavorano in maniera corretta se sono inondati in maniera adeguata dall'acqua che li contraddistinguono, che li formano. Pertanto, i liquidi che scorrono incessantemente dentro di noi, è importante che siano ricchi di sostanze energetiche e nutrienti, da portare ai nostri centri vitali, capaci di asportare tutti i rifiuti generati dalla trasformazione in energia di tutto ciò che assumiamo, dato che alla fine ciò che risulta è solo energia vitale, ma il termine vitale è funzionale alla qualità dei nutrienti contenuti nel cibo, nell'acqua e nell'aria
che noi assumiamo continuamente. Se invece questi liquidi sono poveri e carenti di energia vitale, quindi di quel toroide vibrazionale, anziché portare vitalità, continuano a deprimerla con le conseguenze che sappiamo. Anziché esportare rifiuti cellulari, ne accumulano di ulteriori e intasano completamente il nostro organismo. Mal di testa, sonnolenza, confusione, perdita di coscienza, coma, spasmi, debolezza, diarrea, mancanza di respiro. Cioè, questi e un'infinità di altri problemi sono dovuti alla carenza di energia che è generata da un sistema organico acido, dove proliferano, dove festeggiano tutti i microrganismi patogeni. Bene, io ho finito questo excursus e vi lascio a un breve filmato sul funzionamento e sulle qualità di Life Energy Water che vi proponiamo ancora una volta e vi proponiamo soprattutto in questi momenti, in questi periodi in cui potete usufruire di un bonus governativo di 500 euro che quindi vi regala una macchina straordinaria, vi regala perché ripeto abbiamo contenuto il prezzo a un valore talmente basso con una qualità altissima che potrà beneficiarvi per anni e anni. Grazie e arrivederci alla prossima. Life Energy Water rappresenta il non plus ultra della purificazione, ionizzazione ed energizzazione dell'acqua del rubinetto di casa, riportando la stessa ad un livello di purezza, alcalinità ed energia pari all'acqua di una sorgente di montagna. È facile da installare e nella confezione trovi il tubo e i raccordi necessari a collegarlo ad un qualsiasi rubinetto di casa. Oltre al tubo di carico, dispone di un tubicino di scarico per l'acqua acida risultante dal processo di separazione. Può essere appoggiato ad un mobile oppure fissato ad una parete. Per usarlo, basta collegare la presa di alimentazione, accenderlo ed è subito pronto. Puoi selezionare acqua alcalina, acqua neutra, acqua acida, oppure acqua solamente filtrata, la quale verrà immediatamente erogata. Si possono selezionare vari livelli di pH, da 3,5 a 10,5, semplicemente usando il display touchscreen a colori. Per ogni programma di erogazione verrà indicato il pH, la capacità antiossidante, l'idrogeno disciolto, il flusso di erogazione ed il tempo d'uso dei filtri 1 e 2. I due filtri hanno una durata rispettivamente di 6 mesi e un anno e sono di facile accesso e sostituzione. Life Energy Water non necessita di alcuna manutenzione, salvo la sostituzione periodica dei filtri, quanto segnalato.